E a proposito della missione Mare Nostrum, ha parlato il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Binelli Mantelli, in visita in Libano. È una missione di grande valore politico e strategico e va sostenuta, così il capo di Stato Maggiore alla nostra inviata Tonia Cartolano. Una ventina di minuti di volo a bordo di questo elicottero EH-101 della Marina Militare per portarci da Beirut direttamente a bordo del cacciatorpediniere Andrea Doria, che all'alba di quello che sembrava un imminente intervento militare in Siria, l'Italia ha schierato davanti al Libano. Ora la missione sotto la bandiera di UNIFIL e la presenza in queste acque di una delle unità più nuove e capaci della nostra Marina serve per contrastare traffici illegali, dalle armi alla droga agli esseri umani, come ci spiega bene il comandante della missione UNIFIL, che è un generale italiano, Paolo Serra. Con uno sharing dell'informazione, quindi uno scambio informativo, è stato evidenziato che un gruppo di scafisti stava predisponendo un imbarco illegale e quindi queste 11 persone sono state arrestate dalle forze armate libanesi la settimana scorsa. Bisogna continuare ad avere una presenza, bisogna continuare ad avere una presenza che possa essere efficace e quindi avere un controllo dell'area. Questo significa che essere qui è importante, ma come senza mezzi termini, spiega il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Binelli Mantelli, parlando dell'operazione Mare Nostrum, il controllo delle rotte dei migranti ha bisogno di risorse. È necessario che questa operazione venga sostenuta se vogliamo dare peso al grande valore politico e strategico che essa ha nel richiamare l'attenzione sulla necessità di una sorveglianza comune della sicurezza dei nostri mari. Sorveglianza delle frontiere, sicurezza vita umana in mare, lotta al traffico illegale di esseri umani sono cose che richiedono un ben più intenso impegno, soprattutto a livello multidisciplinare e interagenzia. Siamo sulla nave Andrea Doria in navigazione davanti alle coste libanesi. Andare per mare significa controllare prima di tutto lo spazio marittimo, poi quello sottomarino e anche quello aereo. Ma perché questo lavoro sia efficiente è necessario soprattutto condividere le informazioni. Ciò significa che chiunque vada per mare deve condividere quello che sa. Solo così dati che arrivano da intelligence, reti radar, navi possono dare un quadro completo della situazione all'Italia e all'Europa. Tonia Cartolano, Sky TG24, Beirut, Libano.